Eccoci con l'avvocato Giampiero Mancarelli, presidente del CDA di Chima Ambiente. Da circa un anno e due mesi più o meno è partita la raccolta differenziata, un percorso certamente impegnativo. Ci sono le difficoltà di una nuova forma mentis, proprio di una nuova apertura mentale a questa tipologia di raccolta tendente ovviamente alla civiltà. Tracciamo un po' il bilancio. Ci sono stati certamente ci sono alcune cose da rivedere, ma vediamo nell'assieme come si è proceduto. Assolutamente sì, la raccolta differenziata, questo avvio e il grande coraggio dell'amministrazione Melucci nel voler raggiungere questo obiettivo non è irto di ostacoli come percorso, lo sappiamo bene, tante criticità sì, ma noi siamo passati dal 12 al 26% di raccolta differenziata. In questi giorni ci sono 9 isole che sul borgo vengono installate. Cosa dire? Chiediamo ai cittadini di partecipare e anche e soprattutto ai commercianti, a loro abbiamo dedicato dei servizi specifici, chiediamo a loro di partecipare e di aiutarci. Certo, un primo bilancio è positivo, anche e soprattutto perché partire con una rivoluzione epocale, come diceva lei, cambiare le abitudini dei cittadini non è semplice, va cercato in ciascuna delle proprie case, dei propri attività commerciali, il cambio di regime, cioè cominciare a pensare a dividere i rifiuti, a cambiare mentalità. Ecco, questo richiede tempo, mesi e anche anni. Noi ci stiamo lavorando, chiediamo ai cittadini di avere pazienza, ma soprattutto di essere al nostro fianco.